Ciao a tutti e benvenuti, mi chiamo Antonio Amendola e oggi vi illustrerò come preparare delle mezze maniche con crema di patate e caciocavallo e guanciale. Gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono cipolle di Tropea IGP, guanciale di maialino nero di Calabria affumicato, caciocavallo, patate da Spromonte, carote, sedano, olio d'olivo ottobratico e mezze maniche. Iniziamo la nostra ricetta tagliando le cipolle. Adesso, dopo aver pelato le patate, le possiamo iniziare a tagliare a cubetti. Adesso possiamo iniziare a preparare la nostra base di soffritto mettendo l'olio in una padella. Dopodiché aggiungiamo sedano, carote e cipolla precedentemente tritati. Procediamo alla cottura aggiungendo le patate. Non appena le patate sono pronte, possiamo frullarle con il nostro mixer per preparare la crema. Allora, non appena l'acqua inizierà a bollire, saliamo l'acqua e iniziamo a mettere la pasta. Ok, adesso possiamo iniziare a far rosolare il nostro guanciale mettendolo in una padella ben calda. Quando la pasta è quasi arrivata a cottura, la passiamo nella padella dove c'è anche il guanciale. Una volta scolata la pasta, possiamo aggiungere la nostra crema di patate. E a fine cottura aggiungiamo il nostro caciocavallo. Adesso possiamo andare a impiattare le nostre mezze maniche. Mettiamo un po' di crema di patate per la base e possiamo prendere la nostra pasta. Sopra possiamo mettere del guanciale tritato. Ed ecco a voi la ricetta finita. Buon appetito!